In Africa è pieno di stregoneria e di animismo che poi, come sapete, è diventato qui da questa parte del mondo voodoo, voodoo, udu, insomma, termini che sono, che ci fanno capire che praticamente hanno portato con loro questi africani una pericolosa. Perché purtroppo la stregoneria animista, voodoo, è una cosa pericolosa, non è che c'è niente, è un qualcosa di pericoloso. Guardate il posto dove praticamente si pratica ancora, si pratica in maniera, cioè lo praticano tutti il voodoo, in Haiti, a Haiti, è un cesso di paese. Quindi essere praticamente sposi di questa entità, i Loa, è pericolosissimo. Ecco perché io in questo libro ho voluto spiegare tutto questo, perché dal voodoo si arriva poi alla musica blues, alla musica gospel. Dal voodoo si arriva praticamente anche a Aleister Crowley, che parla proprio nel suo libro della legge, il suo testo sacro del voodoo. Ma il voodoo è un qualcosa che praticamente va capito perché è anche, si nasconde il voodoo anche nelle basi stesse del rito scozzese antico accettato, che viene poi praticato da tanti massoni in Italia. La maggior parte dei massoni in Italia non conoscono neanche la storia del loro rito perché sono ignoranti come delle capre. Ma se c'è uno storico della massoneria, vi potrà confermare quello che adesso tutti sanno, è praticamente la massoneria e il voodoo hanno non solo molto in comune, ma il rito stesso scozzese antico accettato proprio da questa full immersion tra queste culture, quella massonica e quella voodoo. Religione di Stato, il barone Samedi, se il barone Samedi viene rappresentato sempre con il cilindro, no? Il cappello che viene indossato in molte logge della massoneria. Qualcuno dice, quindi i massoni si fanno l'agopuntura? Ma che cazzo è domanda? Io sì che i massoni si fanno l'agopuntura. Ma che cazzo? Ma che cazzo? No, ma nel voodoo, i preti voodoo, prima di tutto, per fare un rito voodoo ci vogliono tre sacerdoti voodoo, per fare un rito vero e proprio. Come? Ci vogliono tre persone per formare un triangolo massonico che è, diciamo, il nucleo di una loggia massonica. Inoltre, come io spiego anche in questo libro, ci sono proprio dei simboli caratteristici della massoneria, come il compasso squadra insieme alla lettera G, che ritrovate anche nel voodoo. Inoltre, i sacerdoti voodoo, quando si incontrano, si salutano massonicamente con delle particolarità particolari strette di mano, come avviene in massoneria. Ecco, tutto questo lo scoprite ovviamente nel volume 8 delle mie confessioni, perché poi vi spiego anche l'importanza del voodoo nelle radici stesse della musica rock. Ok? Il voodoo rock. Anche un Jimi Hendrix che suona la chitarra come un dio, in realtà era legato a questa entità che gli dava la possibilità, no? Di diventare un dio della chitarra elettrica. Ma lo stesso può essere detto anche per John Lennon, che diceva che lui svuotava la sua testa, sognava i testi, praticamente le canzoni gliele faceva un altro, cioè l'entità gliele faceva. Bene, credo. Ahimè. Com'è terribile la verità quando la si apprende troppo tardi, Johnny. Louis Schiffer.
Lucifero. Perfino il tuo nome è uno scherzo di cattivo gusto. Mefistofele è un nome troppo roboante per Manhattan, Johnny. Spacciandoti per il diavolo, solo perché hai spaventato un superstizioso vecchio suonatore di chitarra e quella strega e quel vecchio pazzo. Credi di spaventare anche me? No, perché io so chi sono. Tu li hai uccisi. Mi stai cercando di incastrare me. Ti sbagli perché io so chi sono. Se avessi i piedi caprini e la coda a punta, saresti più convinto. Sei pazzo. Io so chi sono. Stai cercando di incastrarmi. Stai cercando di incastrarmi, Chief. Io sono Harry Angel. Tu hai ucciso tutta quella gente. Io non ho mai ucciso nessuno. Non ho ucciso Fowler. Non ho ucciso Toots. E non ho ucciso Margaret, né ho ucciso Cruz e Marga, io non ho ucciso nessuno. Temo proprio di sì, Johnny. Io non mi chiamo Johnny. Tutti uccisi per mano tua, guidato da me, naturalmente. Devi sapere che eri già condannato dal momento in cui hai squartato quel ragazzo, Johnny. Per 12 anni sei riuscito a vivere una vita in prestito, con i ricordi di un altro uomo. Senti. Voglio parlare con Weinsepp perché lui sa tutto. Weinstein? Oh, è morto. Un brutto incidente. Non preoccuparti, nessuno piangerà per un avvocato in meno al mondo. C'è morte dovunque di questi tempi, Johnny. Ma cos'è che dà valore alla vita umana? Forse perché qualcuno la ama o la odia. La carne è debole, Johnny. Solo l'anima è immortale. E la tua appartiene a me. Io so chi sono. Adesso basta, Johnny, guardati bene. Anche se cerchi di imbrogliare te stesso, lo specchio ti rimanda l'immagine della tua anima perduta. Io so chi sono! Te la ricordi, Johnny? Quella tua canzone, quel motivo che ti ha sempre ossessionato in tutti questi anni. Io so chi sono. Io so chi sono! Esportare questo virus sinistro. L'hanno esportato dalla California, l'hanno esportato in posti come il Texas, ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Hanno esportato ovviamente il virus dei sinistrati in Arizona con più successo, soprattutto a Maricopa County, cioè la contea di Maricopa ormai è sinistrata. E poi c'è il Nevada, dove il Nevada è enorme. Io me lo sono girato tutto perché io praticamente sono arrivato da sopra, dall'Oregon, me lo sono fatto tutto il Nevada. 10 ore di macchina in giro. Sono arrivato la sera tardi a Rachel, che è questo paesello di pochi abitanti, a ridosso della base militare e dell'area 51 praticamente. E ci sono arrivato che ormai era tardi e mi sono ritrovato di fronte a questo motel tipico, no? Tutto il folklore ufologico, ma in realtà a quel punto ho dovuto decidere dove andare perché c'erano due strade, c'era un incrocio, ecco, un po' mi sono ritrovato all'incrocio, non ho incontrato il diavolo, eh? Ecco, mi sono ritrovato all'incrocio.
Holy? Guess again. I want to play guitar. I want you to make me the best blues man ever lived. If that's what you want. So, how do we... Do we shake on it? So it's just like the Robert Johnson legend, right? Black dogs. Mom? Robert, don't you down me!